Signori, Fortnite ha deciso di droppare una nuova skin mai vista prima. Stiamo parlando di un nuovo stile completamente diverso della skin bananita. Ragazzi, non so cosa caspita stia succedendo, ma come vedete questo youtuber è riuscito praticamente a sbloccare questa skin in anteprima mondiale. Non so qual è il nome, veramente stranissimo. È praticamente la bananita con la collaborazione di quest'altra skin di Le Horror. Non so neanche come definirla e come chiamarla, ma voglio che cliccate sul tasto rosso iscriviti proprio in questo momento se vorreste riceverla ora nel vostro account di Fortnite. E abbiamo trovato anche un trailer. Oh mio Dio, trailer di Fortnite per Stranger Things. Porca. Ragazzi, oh mio Dio, non ci posso credere. Non ci posso credere. No, no, no. No, 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 non può essere possibile. Ditemi che l'avete visto pure voi e non stiamo scherzando. Quello è praticamente il trailer, naturalmente ricreato, non mi rompete i maroni, raga, di Stranger Things all'interno di Fortnite. Ma naturalmente insieme alla skin gratis voglio mostrarvene un'altra effettivamente gratis già riscattabile all'interno di Fortnite. Collaborazione con Fall Guys. Esattamente, ragazzi, Epic Games ha deciso finalmente di lanciare questa nuova skin completamente gratis, sbloccando delle missioni semplicissime all'interno di appunto Fall Guys, ragazzi. E guardate che figata, si chiama praticamente Jump Flux, una roba del genere. Ma io lo so, vi capisco, non siete qua per vedere solo le skin gratis, anche se a molti di voi interessa. Siamo qua per scoprire un sacco di nuovi leaks riguardanti Stranger Things trailer e V-Bucks gratis. Mettetevi comodi e iniziamo subito. Naturalmente anche oggi dobbiamo andare a regalare il Pasmatella, quindi tu per non perdere tempo seleziona l'ultimo che si è iscritto e ha messo like, perfetto. Mi raccomando, ragazzi, voglio ricordarvi di cliccare sul tasto rosso iscriviti ora. Direi proprio di andare a scegliere Gabri2179. Vai, acquista pass battaglia. Grazie, ti abbiamo inviato una ricevuta. Perfetto, pass battaglia completamente regalato. Mi raccomando, se anche voi avete bisogno del pass, cliccate sul tasto rosso iscriviti ora. Effettivamente nel video di oggi dovevamo andare a vedere tutte quante le news riguardante Stranger Things e l'update Date di Fortnite per Stranger Things, che presto sarà disponibile. Sicuramente vi ricorderete dell'ultima collaborazione che ha fatto Fortnite con Stranger Things. Naturalmente stiamo parlando ancora della serie 4. E signori, preparatevi perché le skin questa volta saranno ancora e ancora più fighe. Dunque ragazzi, non voglio perdere tempo e voglio subito mostrarvi effettivamente i leaks e le skin riguardanti questa collaborazione. Sicuramente vi ricorderete la skin Demo Gorgone, che era arrivata all'interno dello shop al prezzo di 1500 V-Bucks, non voglio sbagliarmi. In caso, tranquillamente scrivetemi nei commenti quanto costava l'ultima skin Demogorgone. Questa volta, se avete visto la serie numero 5, se non sbaglio, e anche appunto il volume 2 che è uscito ufficialmente oggi, 1 luglio, io ancora non l'ho visto, quindi non me lo spoilerate, troviamo la nuova skin principale di Stranger Things. Non ha effettivamente un nome, non so come chiamarla. La chiamerò mostro dell'inferno, non lo so, fate voi, raga. Ed eccola qua di fronte a voi. Questa dovrebbe essere la skin principale, come è stata la skin Demogorgone, che arriverà all'interno dello shop per un prezzo sempre dei 1500-2000 V-Bucks. Poi naturalmente non vi preoccupate, perché come sapete il Cadaxone effettua ogni giorno un sacco di regali. Basta che siete iscritti e basta che mi spammate 100, 200, 300 volte il vostro ID di Epic Games. Ma tranquilli, non ho fatto un video solo per mostrarvi questa skin, ma anche per mostrarvi tutte quest'altre skin, come ad esempio queste che state vedendo sullo sfondo. Ed è praticamente, ora i nomi purtroppo non me li ricordo, chissà quanto, non vorrei sbagliare. La prima è Steve, la seconda è Robin, che sono sempre praticamente dei protagonisti, comunque siete attori all'interno della serie. Ma voglio che mi scrivate ora nei commenti quale skin preferite tra il mostro, che è quella principale che fa veramente paura, e la skin di Steve o Robin. Tutti quanti scrivetelo nei commenti, in questo modo posso capire quale skin devo andare poi a regalarvi oppure no. Oh mio Dio, c'era praticamente Vecna, ecco qual è il nome, c'era Vecna che sta
stava distruggendo e annientando la povera Bananita. Avete capito bene, ragazzi? Vecna ha ufficialmente ucciso la Bananita di Fortnite, naturalmente nel trailer ricreato. Ma dopo queste notizie veramente raccapriccianti, abbiamo anche notizie super positive e super felici, come ad esempio le nuove skin completamente estive, naturalmente speriamo al 99% dei casi gratuite, che si andranno a riscattare completando delle semplicissime missioni di Fortnite. Tutto quello che vi sto dicendo naturalmente è un concept, raga. Non è sicuro al 100% che queste skin arriveranno e saranno gratis. Magari arriveranno con dei vestiti diversi, o magari saranno a pagamento, alcune saranno gratis, questo purtroppo non lo sappiamo. Ma come state vedendo qua sullo schermo, ragazzi, c'è praticamente questo bundle chiamato Summer Beach Aura Bundle, che sarebbero due stili nuovi della skin chiamata Aura, completamente a 0 V-Bucks. Almeno io qua, ragazzi, leggo 0 V-Bucks, tranne per quanto riguarda il... dovrebbe essere un piccone o un backpack, questo non lo so, e l'emote Lil Carpet Ride. Quelli sono praticamente a pagamento. Naturalmente, ragazzi, se vi dovesse servire, se magari dovesse uscire a pagamento una di queste skin, basterà scriverlo nei commenti, perché veramente penso di essere l'unico youtuber che fa così tanti regali a un sacco di voi. Ed oltre a quello, naturalmente, abbiamo la fantastica novità, e questa è praticamente ufficiale, perché ci sono anche i file di gioco all'interno di Fortnite che lo vanno a specificare: l'arrivo degli skateboard, dei monopattini e delle moto all'interno di Fortnite. Proprio qua state vedendo un'immagine fighissima. Oh mio Dio, questa è praticamente la skin di Fortnite Eevee, se non sbaglio quella del pass, raga, che sta salendo, sta praticamente caricando la moto. Oh mio Dio, che figata. Naturalmente saranno a benzina, avranno la vita, si potranno distruggere, raga, che figo. Non vedo l'ora che arrivino, anche se, ragazzi, una certa voce parlava dell'arrivo verso settembre delle moto. Ora non ne siamo sicuri al 100%. Io naturalmente spero che arrivino tra una settimana, anche perché, piccolo spoiler, ritornerò ufficialmente in Italia, quindi a fare le live giorno 4 luglio. Quindi praticamente mancano 3 giorni, ragazzi, e finalmente riprenderemo a fare le dirette streaming ogni giorno. E abbiamo trovato anche un trailer. Oh mio Dio, trailer di Fortnite per Stranger Things. Porca, ragazzi, oh mio Dio, non ci posso credere, non ci posso credere. No, 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 no. Questi erano i leaks e le informazioni per oggi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Come sempre, ci becchiamo domani, ore 19:15, per un prossimo video. Noi ci becchiamo domani alle 19:15. Bella boys.